Cari spettatori, cari ascoltatori, eccoci per una nuova puntata specialissima e velocissima di Aspettando il Giannizio Nero. Ma siamo tornati alle interviste perché abbiamo un autore di giochi che abbiamo già avuto ospite in passato e che ha un altro Kickstarter in corso e che finalmente possiamo anche dire oggi, 21 maggio 2024, intanto ha raggiunto il suo primo goal. E quindi festeggiamo insieme ad Aldo Ghetti e al suo Aces High. Ciao Aldo, benvenuto. Ciao Marco, grazie e un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano. Benissimo, allora Aces High, in realtà questa è una di quelle puntate veloci non solo per il tempo ma anche perché durerà pochissimo perché appunto chiude il Kickstarter il 27 maggio, giusto Aldo? Esatto. Perfetto, quindi una puntata che fa 6 giorni va male in pratica, ma intanto godiamoci di questa cosa, poi insomma confidando che uscirà anche Retail, ma intanto godiamoci il Kickstarter e tutte le esclusive Kickstarter, iniziamo con la prima ovvia domanda. Aldo, che cos'è Aces High oltre che un pezzo degli Iron Maiden? È un gioco che ho sviluppato con mio figlio, è giusto che lo citi, mio figlio Fabio, fin dall'età adolescenziale sua. E ci è venuta l'idea di svilupparlo perché naturalmente non posso negare che il gioco ha avuto come ispirazione il vecchio e grande Blue Max, ma io e Fabio ci siamo spostati su una metodologia di gestione degli aerei completamente diversa. E da lì siamo partiti e quando ho presentato il gioco agli amici della Aleph Game, ne sono rimasti entusiasti e hanno deciso di puntare su di me. Insieme a tutti i pledger che hanno già dato anche lì il loro E supporto. ringrazio con un abbraccio perché è molto emozionante per me aver ottenuto questo risultato. Perfetto, quindi è un gioco di duelli aerei della Prima Guerra Mondiale, giusto? Esatto, fino a Benissimo. quattro giocatori. Fino a 4 giocatori, bene. E ovviamente non lo nominiamo, anzi sì, tanto insomma tutti quanti pensano a una cosa subito. Ma le differenze con Wings of War? Anzi, Wings of Glory? Beh, sono tantissime, prima di tutto perché è su una plancia esagoni. Ok. E poi la modalità di movimento è completamente diversa perché la gestione delle carte è diversa e permette una maggiore interattività tra i giocatori e soprattutto offre al giocatore la chance di fare una piccola correzione nel proprio movimento, nel proprio comportamento di combattimento e quindi ritengo che dia la percezione di essere veramente sull'aereo e decidere di volta in volta quelle piccole varianti che naturalmente sono anche condizionate dalla tipologia di aereo che stai usando, perché se no sarebbero tutti uguali e non avrebbe senso, e quindi tu hai la possibilità effettivamente di guidare l'aereo con le carte che hai scelto, compreso cabrare e picchiare, ma lo puoi fare durante il corso del movimento. Anche il sistema di combattimento è completamente diverso, è un lancio di dadi molto rapido, molto semplice da definire, con un numero relativamente limitato di varianti, quindi facilmente memorizzabile, e con i dadi tu colpisci l'aereo. Io qui, se mi permetti, direi che c'è una cosa molto particolare perché effettivamente a seconda dell'angolo di arrivo dei colpi, questi vengono distribuiti sulle varie parti dell'aereo, dal motore alle ali, alla fusoliera, alla coda, ma con modalità diverse, perché ovviamente è più difficile colpire il motore e la coda, però è molto intuitivo e facile da definire. Sì, infatti vedo adesso qua davanti Plane Sheets, che appunto hanno le varie locazioni, appunto con il numerino rosso per, devono essere seri problemi, i numerini arancione che indicano infatti i vari spazi per colpirli. E, quindi sì, vi leggo direttamente dalla pagina Kickstarter, oltre ai complimenti di Paolo Carraro, anche lui nostro ospite designer della Belle Époque. Appunto c'è una mappa montata, 144 carte divise in 4 mazzi, quindi ognuno ha il suo mazzo,
Sì, permettimi di dire che su quel mazzo, Sì. che comprende tutte le opzioni di tutti gli aerei, nelle varie carte di supporto della tipologia di aereo, ci sono quelle che devi eliminare. Ok, quindi avrai Perché? appunto, Perché tu certo. dall'unico mazzo componi lo specifico mazzo dell'aereo. Dell'aereo che stai utilizzando, perfetto. Poi dischetti vari, grandi e piccoli, vedo, di colori e bianchi, 25 fogli aereo insieme a 25 miniature esagoni aereo, 23 counter, 12 dadi, 2 ply raid, il regolamento e la scatola. E il esclusivo Kickstarter, il Phoenix D1-2 o D1-11 o D2. D1-2, D1-2, ho detto bene D1-2. subito, va bene. E presto, dici che cos'ha di caratteristico questo aereo e perché quindi dobbiamo fare il Kickstarter per averlo. Perché è uno degli aerei più interessanti, più forti che è uscito nell'ultimo periodo della Prima Guerra Mondiale. Perché gli aerei sono veramente molto diversi, eh? Noi al momento ci siamo tenuti in una fascia medio-centrale della guerra per avere tutta una serie di aerei relativamente rapportabili gli uni agli altri, ma tu ricorderai il famoso aprile di sangue quando cominciarono ad arrivare gli aerei tedeschi con le due mitragliatrici che cambiarono veramente per qualche mese la guerra aerea. Quindi gli aerei sono diversi, hanno caratteristiche specifiche. In effetti, questa cosa permette anche ai giocatori di giocare in maniera asimmetrica, cioè non è detto che debbano essere in numero pari, potrebbero essere due contro uno. Tanto per dire, perché c'hai la possibilità di differenziare la tipologia di aereo, ma anche per esempio il livello di qualità del pilota, perché nel regolamento naturalmente c'è il sistema di campagna e naturalmente ci sono le regole per i veterani e gli asti. Ok, infatti vedo che ci sono delle draft rule che sono scaricabili, quindi immagino che tu ti crei insomma la tua squadra, cioè il tuo aereo, Esatto. ok, il tuo aereo, il tuo insieme di pilota e di appunto aereo, in modo che appunto le battaglie siano equilibrate. E andando avanti con gli stretch goal, siamo a alcune centinaia di euro, quindi magari ci si arriva. Ah, intanto al Richthofen Circus. Che Eh sì. cos'è questo? Sono due Fokker DR1. È il famoso circo di Richthofen, cioè quello che venne chiamato dai cronisti anglosassoni il circo di Richthofen, cioè la squadriglia con la quale volava Richthofen, che l'abbiamo voluta caratterizzare per dare appunto dei passaggi ulteriori al gioco e permettere soprattutto la possibilità di giocare con lo stesso tipo di aereo, perché nei 25 ci sono 25 tipi di aerei. Quindi se due giocatori vogliono giocare in coppia e fare appunto squadriglia, fare il circus, hanno bisogno di quello con la confezione. Perfetto. E invece poi lo stretch goal successivo, ancora più interessante, i componenti per il quinto e sesto giocatore, quindi per allargare appunto il Sì, numero di aerei esatto. presenti. Sì, perché in realtà la plancia è stata testata e regge fino a sei giocatori. Ma naturalmente c'erano diciamo così, delle necessità produttive che inizialmente hanno fatto partire appunto su quattro giocatori, ma se si arriva a quei livelli lì si riesce a giocare fino in sei. E quindi il suggerimento è compratene due, così ecco, Anche avete questa è già tutto un'ottima quello che idea. vi serve esattamente per in ogni caso giocare fino a 6 appunto con i vostri amici, anzi fino a 8, così se poi tre pezzi avete quelli di riserva, anche perché appunto vedo che potete nel Kickstarter potete mandare appunto acquistare una scatola a 60 euro, due a 115, quindi insomma. Benissimo, e vi fate a quel punto siete tranquilli e potete giocare tranquillamente fino a 6. Ha due domande che si porranno sicuramente i nostri ascoltatori. Intanto, il regolamento è solo in inglese o verrà considerato anche in italiano? No, anche in italiano. E anche in italiano, ok, perché non mi pare di averlo visto sulla Kickstarter. Allora, dava l'impressione
che sia solo, fosse solo in inglese, ok? Quindi anche in italiano, benissimo, e questo è buono a sapere per gli appassionati della nostra lingua. E seconda cosa, secondo me me la sono dimenticata perché mi importava il discorso dell'inglese e va bene. Ah no, ecco, sì, c'ha una storia interessante la copertina, che è anche la copertina di questa puntata. Vuoi parlarcene intanto, Aldo? Sì, volentieri. Allora, io sono nel mio tempo libero, sono curatore del Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea che c'è a Faenza, in Palazzo Laderchi. All'interno di questo museo c'è anche la sezione della Prima Guerra Mondiale, dove ci sono due bellissimi motori, un radiale del primo tipo, quello proprio con l'elica attaccata che girava con l'elica, e un Isotta Fraschini in linea da 6 cilindri. Sopra, per dedicarci appunto ai nostri piloti e non pensare che si debba parlare sempre solo di Francesco Baracca, abbiamo creato un angolo in cui c'è questo meraviglioso pannello, perché questo è un quadro di 1,20 m per 1,20 m, di cui abbiamo ottenuto l'autorizzazione dal Comune di Faenza di poterlo riprodurre, e in realtà rappresenta un combattimento aereo a cui ha partecipato. La testa in primo piano è ipoteticamente di Fulco Ruffo di Calabria, colui che sostituì Baracca alla sua morte, ed è la riproduzione di un combattimento aereo dove due italiani condivisero l'abbattimento di un austriaco. E quindi questa immagine ha questa storia, ha questo collegamento con questo spazio museale. Benissimo, ecco, un'altra domanda che è venuta in mente è un gioco puramente ipotetico, nel senso che quindi appunto, come diciamo prima, ti fai l'armelista e lo prepari, o dai comunque anche delle indicazioni storiche, non dico degli scenari pregenerati, ma comunque sia dai indicazioni storiche per appunto avere una maggiore storicità, dello scontro. Sì, l'indicazione storica è determinata dalla tabella che indica l'arrivo degli aerei nei mesi che si susseguono, nei mesi dei 2 anni presi di riferimento dal gioco. Parliamo sempre degli anni della Grande Guerra, perché questo è sviluppato nel settore della campagna, quindi c'è la possibilità di giocare un gioco di campagna utilizzando effettivamente gli aerei che entrano in campo di volta in volta. Quindi tu puoi partire con gli aerei più scarsi dei primi anni e avanzare nella qualità degli aerei man mano che l'industria aeronautica migliora. Per quanto riguarda il concetto di scenari, sono indicate delle opzioni di combattimento in un numero di giocatori variabile, consigliando aerei anziché altri, in modo da creare degli equilibri anche quando appunto si gioca, per esempio, tra novizi e veterani, oppure quando si gioca in tre invece che in due o in quattro, ecco. Perfetto, benissimo. Ok, e quindi insomma, assolutamente. È previsto insomma tutto quanto, benissimo, quindi non è puramente un armilista punti, ma diciamo c'è anche la campagna. L'altra domanda che fanno sempre in questi casi è: c'è anche possibilità di giocarlo in solo, in qualche modo? È prevista? Saranno espansioni future? Al momento la possibilità di giocare in solo esiste solamente se tu vuoi abituarti all'utilizzo della carta. Ok. Diciamo che non è l'obiettivo di questo gioco, obiettivamente, perché io nasco sempre dal presupposto che per me il gioco da tavolo deve essere fortissimamente interattivo e deve mettere le persone una di fronte all'altra, per cui scusami, ma non è stata nelle mie priorità No, no, ma va costruire una benissimo. È che versione di solo. qualcuno l'avrebbe sicuramente chiesto e quindi mi sono portato avanti. Sì. Assolutamente. Va bene, il nostro tempo è volato via. E niente, Aldo, io ti auguro i miei migliori auguri di arrivare a tutti i stretch goal, ma intanto mi permetto di fare i complimenti a te e all'Aleph Game Studio, almeno per il primo successo, sperando che ne seguano molti altri. E grazie per essere stato qui con noi oggi pomeriggio.
Grazie a te, Marco, grazie infinite. Benissimo, e noi, cari amici che ci ascoltate, ci risentiremo presto, perché continueranno comunque le lezioni per i docenti che sono già iniziate. Nel frattempo, grazie a chi ci ascolterà e ricordo il Kickstarter fino al 27 maggio, Aces High, andatevelo a cercare su Kickstarter di Aldo Ghetti. Grazie, ciao e alla prossima occasione. Ciao a tutti! Ciao, ciao, ciao.